Gigi Rocchini, arrivano gli italiani di categoria Juniores e Seniores qui al Geodetico Ferrero Medici. Che aspirazioni ha la SG in questa manifestazione? Ma intanto siamo qua in tanti, quindi la prima freccia è andata a segno, nel senso che era quella che ci aspettavamo quest'anno, di riproporre quanto già fatto lo scorso anno e magari eventualmente migliorarlo. Portiamo in competizione diversi ginnasti anche interessanti alla nazionale. C'è Andrea Russo, che in questo momento è il massimo rappresentante per quello che riguarda i colori azzurri della società, ma insieme con lui abbiamo altri concorrenti, da Emiliano Taito, un senior che si affaccia alle specialità, dei giovani interessanti come Tiziano Perni della categoria L3, Lorenzo Conti nella categoria L2 e più piccole Nicolò Giubilei nella categoria L1. Quindi una gara molto importante. Cosa sperate di vincere qualche medaglia magari? Sì, vabbè, le medaglie sono importanti, a me interessano molto più i percorsi. Diciamo che la condizione dei giovani è una condizione tutta ancora da definire. Andrea, essendo un ginnasta più esperto, sta provando repertori, per cui diciamo, non rinunceremo a provare repertorio tecnico, magari a scapito anche di un risultato che potrebbe essere migliore modificando in parte gli esercizi, però gli appuntamenti importanti per i grandi sono quelli degli assoluti, quindi per noi questa è un'occasione di prova e di verifica, poi speriamo vengano anche i risultati.